di Access 00, benvenuti in quella che sarà una nuova serie dove esploreremo, dove giocheremo insieme, dove vivremo insieme questo nuovo, tra virgolette, tra molte virgolette, The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, premiamo L più R come ci dice lo schermo e iniziamo la nostra avventura. Io lo sto scoprendo con voi, proprio lo sto giocando esattamente, proprio nuovo insieme a voi. Non ho provato niente, quindi lo vediamo, lo scopriamo insieme. Ne so quanto voi se non l'avete seguito, se non avete idea di che cosa sia, anche se ho giocato la versione originale di questo gioco. Quindi, insomma, allora, subirà il doppio dei danni, ma anche no. No, calma, inserisci il tuo nome. Ma se metto Zelda cambia qualcosa? Non so se qualcuno di voi ha giocato al primo The Legend of Zelda. Se mettevate il nome Zelda, provate se non l'avete mai fatto. È un consiglio che vi do. Vi renderete conto di molte cose. Allora, per ora lasciamo Link, però mi incuriosisce il fatto di potergli cambiare nome, onestamente. Magari forse andremo a scoprire un segreto cambiandolo, non lo so, non ne ho idea. Tanto la pucciosità di questo gioco è qualcosa di epocale, è a livelli over 9000, veramente. Merin, oh, finalmente! Guardate, temevo che non ti svegliassi più. Ti giravi e rigiravi come se stessi facendo un brutto sogno. Chi? Zelda? No, io mi chiamo Merin. Forse sei ancora un po' frastornato. Ti trovi sull'isola di Koholint. Quanto è carino. Parliamoci, già che ci siamo. Questi scattini un po' fastidiosi. Comunque, allora, segui il viottolo verso sud per arrivare alla spiaggia dove ti ho trovato. Però stai attento, perché fin dal tuo arrivo sono sbucate un sacco di mostracci. C'era scritto mostracci, ho visto male. Perché esamina? Sembra una base per qualcosa. Sopra c'è scritto Goomba. No, ma quindi potremmo arredare questa zona andando avanti? Fatemi capire. Oh, che stai a fare tra le mie cose? Chi ti ha insegnato a fare così? Scusa, non volevo. Chiedo venia. Perché si arrabbia? 3 secondi. Già qui si è già arrabbiato. Ben, tratta. Naso, sembra abbia bevuto un po' troppo il tizio. Comunque viene da un circo, non saprei. Ehi là, Link. Finalmente ti sei svegliato. Io sono Tarin. Ti senti meglio, sì? Ah, vuoi sapere com'è che so il tuo nome? No, non c'è trucco, non c'è inganno. Guarda, l'ho visto sul retro di questo scudo qui. Yes! Hai di nuovo il tuo scudo. Tieni premuto il pulsante R e usalo per spingere i nemici. La spada no? No, perché era... Ci ho provato, ragazzi. È un vaso, siamo in Zelda, dovevo provare. No, è troppo pesante. Non sei mica così forte, eh? D'accordo. Questa per... Cos'è questa base, invece? C'è scritto pianta pirata. Sì, perché se è come l'originale, poi... Esplorando, andando avanti nel gioco, scopriremo cose molto interessanti su... Che nemici potremmo trovare in giro? Ma già da adesso, tra 3 metri, presumo, se non ricordo male. Bellissimo, bellissimo. Posso sollevare? Ma anche sì. Tenga catenaccio, mangi pure. No, dai, poverino, non gli diamo troppo fastidio. Non mi sembra il caso. Quanto è bello tutto ciò, ragazzi. Ah, si può anche camminare? Oltre a correre? Ok. Ma questo una volta non era il salvataggio, questa zona? Esamina. Nonno Urrira. Pronto? Sono Urrira. Se hai dubbi o domande sull'isola, chiedi pure a me. Mi raccomando, se ti perdi, telefonami. A proposito, al villaggio c'è una biblioteca. Magari è una buona idea cercare qualche informazione lì. Ci sentiamo. Ok, è una sorta di aiuto quindi questo per procedere nell'isola nel caso non sappiamo cosa fare, nel caso rimaniamo bloccati da qualche parte. Beh, il che è molto positivo. Voi magari non ve ne renderete conto perché la mia scheda d'acquisizione registra 30 fps. Però non scatta. Ci sono dei cali di frame rate tremendi che avevo già visto in una in un video di Digital Foundry, dove avevano un po' fatto delle prove tecniche su questo Zelda. Poi magari ne parliamo più avanti. Signore, se ti viene voglia di salvare, apri il menu delle opzioni. Ci si arriva aprendo lo schermo degli oggetti con più e poi bisogna premere R e si arriva a quel menu. Ma io non ci capisco niente, sono solo un bambino. Non ci capisco niente, come minimo ha già finito il gioco. Allora, vediamo un po', anche se non hai idea di essere in un gioco magari. Questo era per salvare un tempo, questo è per viaggiare. Qui riposa il gallo volante. Ah, che carina sta cosa.
Ok, sto esplorando, ragazzi. Siamo in Zelda, all'inizio è sempre un po' così. Dobbiamo esplorare bottega del villaggio. Boghetta, stavo per dire. Boghetta. Bene, iniziamo benissimo. Benvenuto, c'è qualche prodotto che ti piace? Portalo qui da me. Ma tipo, me le regali? Le cose qui costa tutto. Il minimo è 20 rupie, se non ho visto male. No, 10 rupie e 3 cuori. Mamma mia, però, sei un po' ladruncolo, eh. La pala mi piaceva. Mi piaceva molto la pala. Comunque, non è che si possono vedere. Laghetto per pescare. L'hanno messo, grandi. Sto passando di qua perché volevo. C'è modo a correre? No. ZR si tira sullo scudo. Volevo vedere dov'era la biblioteca, onestamente. Questa era una casa, mi ricordo. Con una piscinetta dalla parte di là. No, ricordo male. Però ricordo che c'erano un sacco di bambini. Con 4 bambini tutti uguali, anche io a volte mi confondo. Mammuccia. Comunque, questo qui desidera tanto un pupazzo di Yoshi. Ho visto che se ne può vincere uno al gioco alla moda, ma non ci sono ancora riuscita. Lo avrei in teoria come amiibo. È compatibile con gli amiibo questo gioco, mica lo so, sapete. Ciao, conosci già i miei ragazzi? Io sono il padre, mi chiamo Papari. Giustamente. Più tardi mi incontrerai bloccato tra le montagne, perciò grazie in anticipo per l'aiuto che mi darai. Dai, ma questa è bellissima. Più tardi mi troverai bloccato nelle montagne. No, 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 non volevo il vaso. Volevo sapere di che cos'era questa. Ma un marghibruco. Ok. C'era una spada di legno, tra l'altro, lì, disegnata. Messa lì, non credo fosse disegnata, onestamente. Parliamoci. Tenten. Allora, quando uno salva, poi ricomincia da dove ha salvato. Tranne che nei labirinti. In quel caso, si ricomincia dall'entrata. Come il vecchio Zelda. Perfetto. Perché? E che ne so io? Sono solo un bambino. Non sapete mai niente, però intanto le cose me le dite, eh. Non me la dite giusta, cari bambinetti. Che c'è scritto qui? Allora, est prateria ucucu. Ancora più a est, villaggio degli animali. D'accordo, basta gironzolare a caso, basta andare così senza meta, senza scopo. Anzi, facciamoci l'ultima giratina, magari qui sotto. C'è la vecchia? Non lo so, ma vecchia. Che mi racconti? Io sono informissima e tu, nonna urrà. Ok. Scusi, nonna Urra, non è che c'ha una spada dentro, per sbaglio. Non mi piace questo. Se lei è nonna Urra, lui è nonno Urrira. È lui. Non so come dirlo, ma chiamami per telefono. Da fuori, intendo. Certo che nonno Urrira è proprio timido di persona, eh. Sì, è un bel po' timido, effettivamente. Appena... Ok, mamma mia, non me lo ricordavo così. Sembra una base per qualcosa. Pesce smack. Vabbè, già qui si intende che cosa andremo a trovare. Allora, che cosa non ci aspetta, villaggio Mabe, mamma mia. Ma se provo a entrare dentro la casa del catenaccio, ci riesco. Ed è già un qualcosa, perché non me lo immaginavo. Abbia rischiato di essere smangiucchiati dopo 3 secondi. Ma, scusi signora, ma catenacci? Le conviene? Ma da miau miau e a catenacci? Oh, ok. Il mio babau è così fiero del suo pelo lucido. Non voglio vedere neanche la base. Perché posso forse arrivarci. Mamma mia, la cattiveria. Ok, di quel catenaccio. Scusi, se io passo non è che succede niente, no? A parte uno scheletro. Ci si può parlare. Yap yap. Quanto mi piace a Kindarmi? Sono carina, vero? Yap yap. Oh, quanto mi piacerebbe avere un nuovo accessorio carino. Ah. Quindi questa cerca un accessorio, nel caso ne trovassi... Fermo lì! Nel caso ne trovassimo uno, beh, sappiamo dove andare. Ragazzi, voi? Tom Tom, Tom Tom, davvero? Ok. I grandi dicono che quando uno non ha quasi più cuori, gli conviene andare a trovare una fata radiosa. Perché? Boh! Quella frase non la leggo più perché altrimenti mi irrito. Mi hanno detto... Ah, Tam Tam. Che si può premere meno per vedere la mappa dell'isola. E poi ci si possono mettere delle puntine con A e ricordarsi delle cose importanti con X. Grazie. Grazie. Chi segue le serie di Zelda con me, chi ha seguito di Breath of the Wild, insomma, le varie serie di Zelda che ho sul canale, sa perché dico così. Perché per me è una manna dal cielo sta cosa. Perché mi dimentico tutto. Quello è il problema. Che vuol dire? Boh.
Così mi hanno insegnato. Questa deve essere la biblioteca, occhio e croce, sapete? Biblioteca del villaggio. Infatti ci sono un sacco di libri, di cui questo è diverso però. E ce n'è uno anche là sopra. Segreti e misteri di Koholint. Sei sicuro di volerlo leggere? Che sarà mai? Ma i caratteri sono minuscoli, non si legge niente. Ci vorrebbe una lettera in grandimento. Ma dove potrai mai procurartene una su quest'isola? Forse se dai una mano alla gente, alla fine ne troverai una. La storia di questo libro qui, se non erro, era... Questa è una libreria. Che? Lo sapevi già? Ah, vabbè. C'era in A Link to the Past, quello per Super Nintendo. Un libro su una libreria che andava tirato giù. Se non erro, ma non credo. Antro della coda costa torombo. Direi che dobbiamo andare alla costa. Più che altro è che... scusate, cari Octorok. Per una volta che voglio che mi colpiscano... Ok, niente. Pensavo rimbalzassimo il proiettile. Invece nulla. È andata male. Ok. Qui c'è qualcosa. No! Mamma mia. Cattiveria. Attenzione ai ricci di mare, non toccateli a mani nude. No, ma infatti io, guarda, volevo semplicemente spostarli così, con lo scudo. Visto che ci hanno detto che si può fare, facciamolo, no? No! Questi no! No! Via di qui che c'è la spada! Vieni qua! Sei! Prendila, Link! Prendi! Link, cosa guardi? Prendila! Perché c'è il gufo di Harry Potter? Che è sta cosa? Allora, e così sei tu il proprietario di quella spada, ragazzo. Adesso capisco come mai i mostri hanno iniziato a comportarsi in modo strano. L'araldo del risveglio del pesce vento è finalmente giunto tra noi. La leggenda narra che l'araldo non potrà abbandonare l'isola prima di aver svegliato il pesce vento. Vieni all'ingresso del bosco misterioso, a nord del villaggio. Ti aspetto là. Ok, chi siamo noi per dirti di no? Certo che ci veniamo, però Link, prendi quella dannatissima spada. Prendila! Era importante. Hai ritrovato la tua spada. Sì, è proprio la tua, perché sopra c'è scritto il tuo nome. Mena fendente a destra e a manca premendo B e fai piazza pulita dei tuoi nemici. Grandi così, una rupia. Iniziamo con le rupie. Bene, sono soddisfatto. Li posso rompere? Se la tengo premuta, ok, funziona. Beh, già che siamo qui, faccio una mini esplorazione di questa zona, giusto per vedere dove andiamo a parare questo postaccio. Perché le scimmiette le ho sempre odiate. Scrigno, scrigniuccio. Ah, si può sollevare e basta, non si può spostare questo? Peccato. Ok. Prigustavo già un bello scrigno. Questo me la ricordo. Mi ricordo anche che c'era modo fare una foto lì addirittura, ragazzi. Fare foto. Ebbene sì. E poi potevi stampare se avevi l'accessorio adatto sul Game Boy. Vabbè, lasciamo stare e proseguiamo. Mamma mia, quanto scatta qui. Allora... Saldo, benvenuto alla bananeria di Saldo. Io sono Saldo e questa è casa mia. Sai, mi piace tanto collezionare inusuale cibo in scatola. Perché? D'altra parte mio fratello è un artista, quindi l'originalità è di famiglia. D'accordo? Vuole cibo in scatola, sappiamo questo. Io, ripeto, voi non dovreste, costa torombo, non dovreste... avvertire nessuno scatto particolare perché da quello che avevo visto dell'analisi fatta da Digital Foundry non dovrebbe calare sotto i 30 fps, quindi essendo che io pubblico a 30 fps su YouTube, purtroppo la mia scheda di acquisizione mi permette di fare solo questo, voi non dovreste davvero rendervi conto di niente. Ora lo vedremo poi effettivamente su YouTube come sarà la cosa, però ci spero, così almeno ve lo godete a pieno, in ogni caso. Qui scorciamo. Si può passare qua? Sì. Dobbiamo andare a nord del villaggio, quindi... Ok. Vediamo un attimo. È fastidioso, ve lo dico. Se non avete ancora il gioco, vi assicuro che è piuttosto fastidioso. I rallentamenti danno fastidio. Molto.
Bosco misterioso, pericolo, ci sono un sacco di gremlin. E vabbè, tanto noi abbiamo la spada. Noi dovevamo andare al bosco misterioso, quindi ci andiamo, no? Bene. Sì? Dici? Salve, coraggioso eroe, araldo del risveglio, e benvenuto al bosco misterioso. Ti trovi sull'isola di Koholint, un luogo arcano e di certo non segnato sulle mappe. Le sue leggi e la sua logica sfidano quelle del tuo mondo, giovanotto. E partir dalle sue coste è, ahimè, impossibile. Sappi che il pesce vento è la divinità di Koholint, e fin quando sarà assopito, le vie di uscita ti resteranno tutte precluse. A tal proposito, sai dov'è l'antro della coda che si trova a sud del villaggio? Cercane la chiave in questo bosco, e poi recati là. E ricorda, il pesce vento ti guarda. Il grande fratello, TV 1982, mamma mia, ok, allora, va bene, d'accordo, d'accordo. Che queste cose inquietanti? No! Ce l'ho. Ok, scudo. Un po' di combattimenti vecchio stile, grandi così. Mi mancava tutto questo, ve lo giuro. È bellissimo averlo rivisto. Una ghianda protettrice, dimezza il danno subito. Beh, questa contro i boss credo sia piuttosto utile. Io mi perderò a breve. Il mio problema è quello. Allora, lì c'è un tubo, calma. Attenzione al suolo crepato. Chi ci si ferma sopra finisce per cadere. Allora, lì c'è un tubo, quindi prima di andare... gelatine. Prima di andare al tubo, vediamo un po' di esplorare tutto il resto di questa mappa, che magari troviamo anche qualche cosa di interessante, no? Tanto... l'erba va sempre tagliata. Siamo in Zelda, sia mai, ci sono rupie all'interno, quindi vediamo un po' di sfruttarle come si deve, ma questi... ah, non riusciamo ad alzarli. Va bene. Ecco una fata radiosa. Giusto? Usarla ora mi sa di spreco, però ci devo parlare. Ma sei pieno di brio. Torna a trovarmi quando pensi di non farcela più. Grazie. Non l'abbiamo sprecata almeno, meno male. Il gioco ci sta aiutando abbastanza anche a fare queste cose perché... no! Ho sbagliato tasto. Ok. Carino il combattimento così. Quindi c'è da proteggersi con lo scudo fino a che non ci attacca. Dopodiché possiamo attaccarlo noi. Lì c'era il tronco dove entrare all'interno. Quindi ok, è importante che me ne ricordi. Che me ne ricordi, ste gelatine. Mamma mia, quanto le odio. Oh, salve, Grublin. Come state? È da tanto che non ci vedevamo, eh. Allora, altro per chi... siamo alla prateria di Collins. No, non devo andare alla prateria al momento io. Non per ora, se non altro. Tra l'altro, dicevo, se vi va potete trovare sul canale la mia serie di The Legend of Zelda Breath of the Wild. E per quanto riguarda la storia principale è completa al 100%. Per quanto riguarda il secondo DLC l'ho finito. Sono ancora a cercare di finire il primo DLC e completare tutti quanti i sacrari del gioco. Quindi nel caso, se vi va, dategli pure un'occhiata. Fatemi sapere la vostra nei commenti, mi raccomando. Ma salve! Tanuki rispettoso. E anche qui un rimando, no? A Super Mario. In quanto Tanuki, il mio naso è sensibilissimo alla polvere. Lo so. Però al momento non credo che ci possiamo fare niente al tuo naso, né fare nulla di particolare. Boom, boom, boom. Sono il Tanuki rispettoso. Ti faccio perdere nel bosco misterioso. Ma che gentile! Ma che carino, eh? Credo che il tronco sia qui sotto. Quindi visto che lui ci fa perdere comunque, e visto che non riusciamo a sopravanzarlo, cos'era? Un frammento di forza. Senti un flusso di energia che ti scorre nel corpo. Ok, ma ragazzi, allora, abbiamo il menu. Vediamo un po'. Qui che cosa abbiamo? Spada, la spada che portavi con te prima di naufragare sull'isola. Uno scudo su cui c'è scritto il tuo nome. E la tua tunica preferita, odore di salsedine, bellissimo. E nella mappa? Carino, si crea così, bellissimo. Bottega del villaggio, cabina telefonica, biblioteca del villaggio.
Oh, carino, carino questo, eh. Questo è carino davvero. Tra l'altro, quella, vedete, da quando abbiamo preso quella specie di coso d'energia, ci sta... Stiamo brillando e corriamo molto più veloce del normale. Intanto devo stare attento a non fermarmi troppo lì, perché se no è un problema. Perché vedete, ci sono i crepaci. Secondo voi questi si spostano? Ma anche sì! Vai in questo modo! Rupia viola! Grande, 50 rupie! È certo che sono abbastanza soddisfatto. Sono soddisfatto, no abbastanza. Che è abbastanza soddisfatto? Soddisfattissimo in questo caso. Che bello di giocare di nuovo uno Zelda, guardate, non avete idea. Allora, sono veramente felicissimo. Devo cercare, a parte il fatto di... Sposta questo, ok. Mettiamoli in luoghi dove non possono nuocere. Qui come faccio a passare oltre io? Secondo me manca qualcosa. Cioè, io potrei spostare questo sopra, ma... Poi... troppo pesante. Così a mani nude non ce la farai mai. Secondo me manca qualcosa per arrivare a quello. Perché questo non lo posso portare a destra e non lo posso portare di sotto, perché qui non ci salgo. Quindi no, secondo me ci dobbiamo tornare più avanti. A meno che non abbia perso di vista qualcosina, eh. Intanto c'è un fungotto lì che... Ora vediamo un po' che cosa fa sto funghetto, perché sono veramente curioso. Salve. Speriamo non sia allucinogeno, no? Già che c'è la scimmietta. Trovato un fungo. Mentre sollevi sopra la testa, un dolce aroma ti solletica le narici. Va dato alla scimmia. Va dato alla scimmia. Gli dà noia la polvere. Ve lo ricordate? Al 90% va dato a lei. Ora, no, andiamo a scoprire insieme se esco di qui. Sì. Ok. Per un attimo ho pensato di essermi bloccato. Uguale, occhio. No, hai tenuto una ghianda protettrice. Sì, ma torna indietro. Mi ero visto molto male. Per fortuna è andata come è andata, va. No, Ale. Ah, occhio però, occhio a ste cose. Allora, la scimmietta credo fosse qui sopra, presumo. Guarda, lancia, appunto. Ah, un cuore, era quello che volevo. Stavo cercando quello. Sì, infatti. Devo utilizzarlo in altro modo. Quindi, credo, presumo, suppongo. Ora andiamo a scoprirlo, insieme. Aia. Mamma mia. Meno male, non fanno tanto danno. Anzi, ne fanno piuttosto poco, per la verità, a occhio. Mi ha levato un quarto di cuore, quindi bene così. Senta, io avrei un oggettino. No. Sì, ok. Eccolo qui. Come posso fare per utilizzarlo? Sì, lo so. Ma come lo uso il fungo? Sapete cosa? Andiamo un attimo a cercare se c'è qualcosina da questa parte. Perché ve lo ricordate? Di qua dal bosco misterioso c'era la prateria di Colint. Magari c'è un magari c'è la morte. Il che è molto probabile, perché dobbiamo stare lì, al momento siamo fuori zona. Pazzescamente fuori zona. Ma è bello anche per questo, Zelda. Tipo, perché mi permette di entrare qui dentro? Ah, perché c'è una strega. Ah, ci posso parlare? Oh, ha un fungo del sonno il giovane. Dammi quel... Dammi qua che ti prepara una cosetta. Ok, dovevamo venire qui. Non eravamo fuori zona. Bene. Mi ero incaponito sull'utilizzarlo come oggetto. Ecco fatto, usala con parsimonia, perché non ce n'è molta. Prova a spargerla su qualcosa qui nella mia casetta. Mi dici... Hai ottenuto una polvere magica. Della polvere magica. Apri lo schermo degli oggetti con più e assegnala X o Y. Va bene, facciamo Y.
Ben fatto, provala sui nemici e vedi l'effetto che fa. Alcuni li trasforma. Se ti finisce, torna nel bosco, prendi un altro fungo e io te ne faccio un altro po'. Sì, sì, puoi anche tornare senza fungo. Posso usare uno dei miei, ma dovrai pagare qualche rupia. Che spettacolo. Ma lo posso usare su? Ci ho provato. Era troppo bello, c'era il topastro, era lì. Detto proviamola, no? Allora, vediamo un po' di non sprecarla, perché non ho intenzione di sprecare io rupie. Quindi, invece che testarla un attimo a destra e a manca così a caso, anche se su di lui voglio provarla, l'ha fatto scomparire, perfetto. Non mi interessa però riprovarla ulteriormente. Mentre vorrei utilizzarla su di lui e sulla maledettissima scimmietta che è da quest'altra parte. Una parata clamorosa. Allora, senta scimmietta, facciamo che io la sistemo così, eh? E vai. Dove va? Sta diventando una frullottola. Che è successo? Ho sognato di dare un morso a un grosso fungo saporito e poi tutto in un tratto era un tanuki. Sì, lo so, è una bizzarria. Non ricordo molto, ma è stato proprio divertente. No, non è stato divertente. Non l'ho detto. Non è stato per niente divertente. 3 ore che cerco di andare qui io. Allora, che bellissima la chiave della coda con l'ombricozzo. Guardate che spettacolare. Adesso puoi aprire il cancello dell'antro della coda, che tra l'altro a me quello ricorda tanto. Non lo dico perché se qualcuno non ha giocato al gioco originale non voglio spoilerare niente, o agli Zelda in generale non voglio spoilerare niente a nessuno. Quindi per ora giochiamo. Prendi quella chiave e usala per entrare nell'antro della coda a sud del villaggio. Recupera lo strumento musicale che dorme nei suoi meandri. Forza il pesce vento. Attende. Vabbè, con calma. Prima c'è da andare di là un attimo. Guarda, caro coso. No, volevo vedere che c'è da questa parte, perché non vorrei ci fosse un oggettino o qualcosa del genere. Palude Goponga e bosco misterioso. No. Tra l'altro, qui c'è il telefono. Ma di chi è sta casa? No, no. Ah, non ci si va. Bene. Credo che di qui mi faccia ritelefonare a nonno Urrira. Sì? Lo sai che al villaggio c'è una biblioteca? Ok, sì, lo so. Non è che sei molto utile, eh. Cioè, vabbè che so cosa devo fare, eccetera, però non è che è stato utilissimo sto nonno, effettivamente. Pericolo, deviato l'accesso eccetto con Babau. Ci torniamo poi, non voglio perdermi in cose strane. Piuttosto, c'è una sorta di teletrasporto, l'hanno inserito qui, eventualmente. Qui c'è la strega. Tipo, puntina indietro. Ma con la puntina che posso inserire? Ah, del tipo screen. Ok, è come Breath of the Wild. A tutti gli effetti in questo caso. Va bene. Ora che lo sappiamo è ok. Allora, facciamo così. Il primo dungeon ce lo vediamo nel prossimo episodio, che comunque uscirà dopo poco a questo, quindi non vi preoccupate. Ce lo vedremo quest'oggi, in ogni caso, il primo dungeon, quindi tranquilli. Per questo episodio noi ci salutiamo qui. Io spero che seguirete con me la serie, spero che il gioco vi stia piacendo. Fatemi sapere se lo acquisterete, se l'avete già acquistato, se l'avete già finito, e fatemi sapere come potete averlo già finito. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social, così mi date una mano a crescere come canale. E noi ci vediamo alla prossima.